La dipendenza da causa di servizio è un processo di natura amministrativa che un soggetto presenta quando ritiene che una determinata patologia sia riconducibile al servizio svolto. Per cui la triade fondamentale affinché venga riconosciuta una malattia dipendente da causa di servizio si basa su tre capisaldi. I fatti di servizio derivanti appunto dall'adempimento di un obbligo di servizio. Il secondo punto è l'infermità o lesione che porta a una menomazione della propria integrità psicofisica. E il terzo è che fra questi due ci sia un rapporto causale o concausale efficiente e determinante, secondo quanto stabilito dall'articolo 64 del DPR 1092 del 1973. Innanzitutto bisogna dire che la dipendenza da causa di servizio è limitata ad alcuni dipendenti della pubblica amministrazione, cioè quelli appartenenti al compartimento della sicurezza, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alla polizia municipale. Sono esclusi i dipendenti e gli impiegati pubblici, lo erano inclusi fino al 2011, poi con la legge 214 essi sono stati esclusi, pur essendo tutelati da altre forme previdenziali, quali l'INAIL, che tutela gli infortuni e le malattie professionali. Come viene riconosciuta? Viene riconosciuta attraverso due modi fondamentali. La prima d'ufficio, cioè quando chiaramente la lesione o l'infermità è chiaramente riconducibile al servizio. Si pensi ad esempio a una ferita riportata da un carabiniere o da un poliziotto in seguito a un conflitto a fuoco con la malavita organizzata. Oppure a domanda dell'interessato, entro 6 mesi dall'avvenuta conoscenza da parte dell'interessato della patologia per la quale si vuole richiedere la dipendenza da causa di servizio. Viene istruita la pratica da parte del comando di appartenenza e viene inviato il tutto alla commissione medico-ospedaliera dei dipartimenti militari di medicina legali o quando questi sono assenti, alle commissioni mediche di verifica provinciale, i quali stabiliranno la idoneità o meno al servizio del soggetto e l'ascrivibilità a una delle categorie tabella A, tabella B, secondo il DPR 831 del 30 dicembre del 1981. Il tutto poi viene trasmesso al Comitato di Verifica delle Cause di Servizio a Roma, che è un collegio costituito da ufficiali medici superiori e da magistrati, i quali stabiliranno la dipendenza o meno da causa di servizio, quindi il nesso causale tra i fatti di servizio e l'infermità. Il tutto poi terminerà con un decreto ministeriale che è l'atto amministrativo fondamentale e finale di tutto il procedimento. L'equo indennizzo è un beneficio economico che viene erogato a coloro i quali viene riconosciuta una patologia, un'infermità dipendente da causa di servizio. Il suo importo è legato alla scrivibilità di tale infermità a una delle due tabelle previste appunto, come ho detto prima, dal DPR 834 del 30 dicembre 1981, la tabella A o la tabella B. La tabella A è costituita da 8 categorie che raggruppano delle patologie particolari. Queste categorie sono in senso decrescente di gravità. La tabella B invece non è suddivisa in categoria, ma contempla un 18 tipo di patologie, ovviamente di gravità minore rispetto a quelle che sono elencate nella tabella B. Tanto che per la tabella B si ha un'invalidità generica intorno al 15-20% e salendo poi, passando alla tabella A,
si passa a invalidità superiori fino ad arrivare alla prima categoria della tabella A, che presuppone un'invalidità di circa l'80-100%. Privilegiata ordinaria, analogamente all'equo indennizzo, è un beneficio economico che viene erogato a coloro i quali sono resi inabili al servizio. Viene chiamata privilegiata appunto perché è indipendente dagli anni contributivi versati dal dipendente e che può essere chiaramente erogata anche dopo un solo giorno di servizio, qualora la lesione o l'infermità renda inabile al servizio il dipendente. La pensione privilegiata può essere anche richiesta dal dipendente una volta posto in quiescenza per le malattie che a suo tempo furono riconosciute dipendenti da causa di servizio.